Buonasera a tutti e bentrovati. Riprendiamo il nostro percorso così come da programma. Siamo appena all'inizio della seconda settimana, ma già le relazioni alle quali abbiamo assistito ci hanno offerto una molteplicità di argomenti e anche numerose sollecitazioni che possono esserci utili non solo ai fini delle conoscenze relative agli operatori di beni culturali ecclesiastici, ma anche ai fini di una conoscenza delle nostre radici. Dopo la relazione del Vescovo, che come abbiamo già detto, in realtà ha affrontato il tema della sicurezza dei beni culturali ecclesiastici e della peculiarità dei beni culturali ecclesiastici e le modalità perché questi beni possano essere fruiti non solo in loco, ma in un ampio raggio, ci sono state due relazioni. L'una di Don Ugo Paoli, due bellissime relazioni, il quale ha posto in risalto come il cristianesimo, dopo la conversione dei Longobardi, sia giunto negli anni 1000 nel nostro territorio, nella nostra città e nel nostro territorio, soprattutto attraverso le comunità monastiche fondate da Benedetto, abbiamo visto, quindi i suoi seguaci e interpreti, Romualdo e Silvestro, e come il monachesimo antico quindi abbia assunto una valenza importante nel nostro territorio, non solo dal punto di vista religioso e spirituale, ma anche dal punto di vista culturale ed artistico, proprio perché le abbazie di cui lui ha parlato erano centri che veicolavano modelli non solo istituzionali, ma anche culturali ed artistici. Abbiamo anche visto la conclusione della relazione di Don Ugo, come il monachesimo antico sia entrato in crisi nel passaggio dall'epoca feudale all'epoca comunale, proprio perché non era più in grado di interpretare i nuovi momenti sociali e anche le nuove aspirazioni religiose. Abbiamo poi visto con la relazione di Giampiero Donnini, come in realtà questi centri appunto hanno veicolato arte, a partire dal maestro di Campodonico, il maestro delle abbazie, fino in realtà a costituire una cosiddetta, tra virgolette, alcuni sono d'accordo, altri no, scuola pittorica fabrianese, che ha risentito fortemente dell'influenza giottesca, mediata però attraverso la scuola riminese, quindi con delle peculiarità proprie del nostro ambito. Naturalmente, vedremo con le relazioni successive, cosa succederà, in seguito. Oggi affronteremo con Giampiero, che ringrazio ancora, l'altra settimana vi ha visto la scuola pittorica fabrianese e del territorio nel 200 e nel 300. Oggi vedremo la scultura. Ecco, Fabriano ha avuto sin dal 200-300 una fioritura importante anche dal punto di vista scultoreo, la scultura lignea. Quindi grazie Giampiero e a te la parola. Volevo solo fare una comunicazione, così nell'intervallo. Nel corso è prevista anche una visita alla chiesa di San Venanzio e al museo diocesano, che noi vorremmo fare nella giornata del 28, che è sabato 28, per cui coloro che sono interessati a partecipare a questa visita sono pregati di iscriversi perché poi dovremmo organizzare, essendo molto numerosi, i gruppi. Grazie.
Olimpio, dove eravamo rimasti l'altra volta? Ah, bene. Sì, grazie. E la professoressa Ruggeri ha messo un dito nella piaga, perché c'è ancora chi non crede nella definizione di scuola pittorica fabrianese. È curioso. Questa è una scuola pittorica a tutti gli effetti. In nessun'altra città delle Marche, per dire in poche altre città d'Italia, si è verificato un percorso che copre due secoli. Fabriano ha continuato a produrre, anche se non continuativamente sotto il profilo stilistico e culturale, ma evolvendosi chiaramente da un secolo all'altro, Fabriano ha continuato a produrre artisti. Non è casuale. Evidentemente era una terra feconda e fecondata da fatti che poi hanno suscitato, hanno sviluppato questi fenomeni, perché partiamo dal 300 con i pittori umbri di fine 200, primi 300, da cui sono nati i pittori fabrianesi, il maestro di Campodonico prima, Allegretto Nuzzi, Francescuccio Ghissi, che copre tutto il 300, perché l'ultima sua opera è datata 1395, pensate, per cui chiude il secolo Francescuccio, stretto allievo di Allegretto Nuzzi. Poi c'è Gentile, che si sviluppa su un altro fronte culturale, su quello del gotico internazionale, su quello delle grandi signorie del nord, le signorie più vicine alla cultura francese e perciò più emancipate, di tono europeo. Gentile da Fabriano, poi c'è Antonio da Fabriano, che chiude il secolo con Francesco di Gentile, che non è assolutamente parente del grande Gentile, però anche qui si arriva a una copertura che chiude il 400. Se una scuola non può chiamarsi scuola dopo un simile percorso, vuol dire che stiamo cercando veramente la lana caprina. Tornando al nostro discorso di oggi, che è improntato sulla vicenda Digna che ha attraversato questi territori con una straordinaria potenza, con una straordinaria efficacia figurativa e stilistica, al punto che alla fine del mio discorso, perché ormai con l'età siamo avanzati, dopo aver passato tanti decenni a studiare la scuola fabrianese, marchigiana, eccetera, eccetera, mi sento di affermare che la pagina della scultura fabrianese è sicuramente più importante della pagina pittorica. E adesso vi spiego perché, che è un punto di vista, non è Vangelo. Però qui si sono prodotte delle sculture, dei manufatti, strettamente legati alla cultura lignea toscana, però autonomamente sviluppati. E c'è chi vuol credere in questo. Oddio, che succede? In questo Fra Giovanni di Bartolomeo, che potrebbe essere il capostipite di una scuola o quantomeno di una bottega, che aveva bottega in Santa Caterina, era un frate minore. E i suoi contatti, espressi attraverso i suoi manufatti, parlano sicuramente di un rapporto con la scultura toscana. Non dimentichiamo che per la pittura è stato Assisi il fulcro, l'epicentro dello sviluppo, per la scultura è sicuramente Orvieto. Orvieto, dove si impianta questo grandissimo cantiere del Duomo, a cui sono chiamati a collaborare pittori senesi, soprattutto senesi, e scultori senesi, fra i quali Andrea e Nino Pisano. Andrea è il padre di Nino, e anche se sono definiti Pisano, Andrea è di Pontedera. Nino è definito Pisano perché è nato a Pisa, e poi si accorpano questi due nomi sotto la terminologia Pisano. Che fanno costoro? Costoro decorano
completamente la cattedrale di Orvieto, che richiama, pensate voi, una specie di colosso che si erge giorno per giorno su queste fondamenta, e richiama artisti da ogni dove. Pensate le centinaia di scalpellini, lapicidi, pittori, mosaicisti e chi più ne ha più ne metta, che accorrevano da tutte le parti, soprattutto dalla Toscana e dall'Umbria, proprio perché erano di casa. E può essere arrivato a Fabriano da lì anche il nostro Fra Giovanni di Bartolomeo. Ma facciamo un passo indietro. Olimpio, dopo ti interrogo, Beh, un passo indietro significa rimettere il discorso sulle radici di questa cultura spoletina che si era diffusa a Fabriano, avete visto, tramite il crocifisso di Rainaldetto Ridanuccio, tramite gli affreschi che erano in Sant'Agostino, romanici, di cultura umbra, quantomeno provenienti dalla, diciamo, dalla dorsale occidentale dell'Appennino, molto più vivace, molto più attiva e frequentata che non questa nostra dorsale adriatica. Lo Spoletino è un territorio a sé stante che ha dato luogo a una serie di pittori e di scultori assolutamente originale. È chiaro che gravitando noi sotto l'emblema di quel territorio ne traessimo, come dire, linfa, spunti, prodotti. E questa che vedete alle mie spalle è una Madonna col bambino, come potete vedere, fortemente restaurata perché era stata abbandonata in mezzo a scorie e ciarpame della Pinacoteca, e devo dare atto all'amico Stelluti che la recuperò e la mise all'attenzione, diciamo, delle autorità fabrianesi, che la dettero in restauro all'Istituto Centrale del Restauro, che la tenne in cambio di una modica spesa 10 anni. Infatti, se la volevamo l'anno dopo costava, basta sapere quanto di più, tenendosela 10 anni e facendo delle sperimentazioni, soprattutto delle integrazioni importanti, ce l'hanno ridata e costituisce il punto di partenza della scultura a Fabriano. Considerando che nella chiesa di Sant'Onofrio c'è il famoso Cristo dolente, che è appeso alla croce con tutti i nodi dei chiodi, i tendini, una scultura crudele, ma quello era un altro giro di figurativa. Per cui dico, torniamo a noi perché questo ci è più vicino, e da qui parte proprio l'input per una scultura detta fabrianese. Questa è una Madonna col bambino che in realtà aveva i lati, i bracciali. Ci sono rimaste delle sculture in Abruzzo che ci trasmettono con certezza le linee originali di questo manufatto. Era una Madonna seduta in trono, per cui c'era questo trono dietro di lei. Spesso queste Madonne erano racchiuse da due sportelli che dentro avevano, nelle facciate, quando si aprivano, avevano delle storie di Cristo, come è pensabile, no? Questa è arrivata a noi quasi schematica, quasi scheletrica. Vedete che non c'è... Ah, questo è il volto. Quello che è il copricapo è stato rimesso, cioè segue un modello medievale, però non è originale. C'erano dei capelli umani incollati alla testa, potete capire, diventava quasi una cosa orrida, per cui quello che hanno subito questi manufatti nell'arco dei secoli sono delle cose allucinanti, per cui è stata riportata quantomeno le sue linee essenziali. E guardate come sono, il viso ad esempio è quasi integro, per cui ha il suo colorito, è raro, il suo colorito originale. Vedete come le gote diventano rosa, gli occhi non sono privi di vita, sono fissi davanti a loro, ma insomma esiste una,
una vita all'interno di questi occhi. E poi c'è questo bambino che sicuramente è posticcio, con i capelli fatti nel 400, vedete che bei riccioli, non c'entravano nulla con una scultura originale. E poi vedete nel fianco, a sinistra, c'è un tratteggio di pittura originale. Erano completamente dipinte. Nessun manufatto scultoreo plastico, sia in pietra che in legno, era allo stato ligneo. Tutte queste figure erano originalmente dipinte. Pertanto il trono sarà stato dipinto con alla cosmatesca, con tutti i finti mosaici, e potete immaginare la tunica, sempre con dei broccati operati molto preziosi. Adesso è arrivata a noi così spoglia, però c'è sempre questa nobiltà di impianto. Qui siamo ormai sui primi del 300. C'è chi pensa alla fine del 2, ma questi sono i primi del 3, anche perché insomma è inutile stare a fare questi discorsi di lana caprina, dopo diventano noiosi da critico, e invece è meglio vederle le cose. Che ve ne sembra? Non vi piace, ho capito. Qui siamo un pochino più avanti. Questo è un originale del famoso Giovanni di Bartolomeo. Giovanni di Bartolomeo, come vi dicevo, era un frate minore che teneva la bottega a Santa Caterina. Di questo frate non si sa nulla, salvo un documento, che è un contratto che lo impegna a terminare in settembre una scena raffigurante il presepe. Un contratto molto minuzioso, come erano fatti i contratti allora, cioè erano contratti seri, non c'era scritto con 5 figure, c'era proprio scritto quello che voleva il committente. E per il pagamento di 50 fiorini, che era una cifra notevole berlusconiana, 50 fiorini era una cifra assolutamente rilevante, pertanto se a questa doveva corrispondere la valenza, il valore dello scultore, era ben proporzionata. Questo presepe doveva essere composto da una Madonna distesa con un figliolo appena nato a fianco. Chi ha visto Tolentino sa che c'è una Madonna adagiata con un bimbo avvolto nelle fasce vicino, due pezzi staccati, però sicuramente stiamo parlando della stessa iconografia. Madonna col bambino, San Giuseppe, la testa di un bue e di un asinello, due pastori e un cane. Queste erano le figure che dovevano essere rappresentate nel presepe commissionato a Fra Giovanni di Bartolomeo nel 1385. Vedete già come il 300 è avanzato. Ed era a Montefiore dell'Aso. Pertanto la fama di questo scultore aveva travalicato il mero fatto locale, municipalistico, e si era diffusa per tutte le Marche, anzi lontano. Però non esiste una prova provata che costui abbia eseguito una specifica scultura. Si sa che scolpiva a Fabriano, si sa che era particolarmente dotato nella scultura di personaggi lignei che raffigurassero dei presepi. Pensate che questo faceva parte della ripetitività di queste sculture, perché la commissione era importante, io ne volevo una anche nella mia chiesa di questi presepi. Pertanto diciamo, me ne fai uno come quello di Monte San Paolo, cosa ho detto? Me ne fai uno in quel modo, un altro ne ho visto là, me la fai anche a me così, a me ci metti l'oro, a me non ce lo metti, dipendeva poi dal compenso. Però considerate che non si riesce a dare un nome a questo artista, e questo è un mistero glorioso, perché a Fabriano c'era uno scultore che scolpiva presepi per documenti. Ha lasciato a Fabriano un altro presepe
che oggi è in Pinacoteca, ha lasciato a Fabriano delle altre sculture in San Nicolò, in San Giuseppe. Pertanto questa era una bottega attiva, funzionante. Non potevano essercene due di scultori in una realtà così piccola, così limitata, pur se attiva e ricca come Fabriano. Pertanto delle due l'una, o lui ha fatto tutto, oppure è difficile immaginare che ci sia uno scultore di pari livello che abbia affiancato la sua attività e diffuso sculture come le sue. Non è, in storia dell'arte non si è mai verificato. Comunque, la coerenza nei confronti del documento mancante impone che questo nome non sia stato ancora adottato, però veramente è eccessivo, tutta questa prudenza è eccessiva. Questo è il santo con la conchiglia. Come si chiama che ho dimenticato? Bravi, bravi. San Giacomo di Compostela, vedete la conchiglia per abbeverarsi. Guardate che bella la cascata delle pieghe che si avviluppano attorno a questo corpo che sotto presenta tutte le interferenze dell'anatomia. Vedete come le disegna bene. E c'è questo ricasco dell'abito che del mantello, c'è questo ricasco sulla base, sui piedi, che fa un tutt'uno, un gioco, come in tutte le sue sculture, un gioco di ritorno, come delle onde marine, come facevano i pisani a Orvieto, come facevano gli scultori del 300 in Toscana, perché massimamente in Toscana si è sviluppata la scultura trecentesca. Guardate questo volto così squadrato, no? Quasi geometrizzante. Che severità, che serenità. Cioè, dico, uno scultore che si esprime a questi livelli è un maestro. Senza alcun dubbio, un grande maestro di scultura lignea. Vedete ancora più in dettaglio. Poi dopo c'è il discorso del... questo è il San Nicolò che sta nella chiesa di San Nicolò, gli mancano le mani perché la parte più facilmente asportabile o quantomeno bastava un trasloco fatto male e sparivano. Guardate comunque questa cascata di pieghe che scivolano fino ai piedi, ne danno un'impronta ancora più ieratica, più imponente. Bellissimo il viso, serio, profondo. Cioè, questa è di una qualità altissima. Basta visitare i musei della Toscana per imbattersi di fronte a esempi simili, non distanti. Ecco, questo io voglio dire. Come nella pittura c'è un Allegretto Nuzzi che è pedissequamente toscano, legato pedissequamente a Bernardo Daddi, legato a questa pittura fiorentina degli anni di fine anni 40. Qui invece abbiamo uno scultore che, partendo anche lui da un input toscano, sviluppa un modulo figurativo a sé stante. Il maestro, può essere anche Fra, questo è il maestro dei magi per la storiografia ufficiale. Può essere chiamato anche Fra Giovanni di Bartolomeo, per una storiografia più domestica. Questo è uno scultore che traccia un solco nuovo nella scultura marchigiana e soprattutto identificabile. Questo scultore si identifica tra gli altri. Quando uno vede una sua scultura dice subito: è lui o non è lui? Questo vuol dire che aver dato a questi manufatti l'impronta, l'imprinting di una personalità. Questo è raramente giunto, perché non sempre capita, vedete, è raramente giunto con tutto l'apparato pittorico integro, perché in genere queste sculture
Pensate quante ne sono sparite, sia per la deperibilità del legno, no? Il legno basta un'infiltrazione d'acqua, l'umidità, si gonfia, si spacca, cade. E cade soprattutto questa incamottatura che il pittore, volevo parlarvene dopo quando c'era più motivo, comunque voi sappiate che queste sculture, ecco, questa può già essere un indizio. Dunque, lo scultore agiva in concomitanza del pittore, cioè nessun committente commissionava uno scultore una scultura lignea senza colore. Pertanto va da sé che uno scultore importante sicuramente si rivolgeva a un artista importante del luogo forestiero che venisse e accudisse la scultura con i colori. E allora c'era tutta una preparazione speciale sulla scultura di legno, sul manufatto bruto, e questa era opera del pittore, si stendeva col pennello un gesso liquido, una mano di gesso bianco. Non tanto spesso, però ecco, era prerogativa del pittore gestire questa manodopera ad alti livelli, per cui sopra il legno c'era uno strato di gesso liquido. Che significava questo? Significava che allontanava il legno dal colore che poi il pittore avrebbe depositato sul gesso, perché se l'avesse depositato direttamente sul legno il colore sarebbe stato assorbito. Pertanto risultava poi in origine macchiato, con tutte chiazze, e comunque gliene andava via una quantità enorme perché il legno tira. Allora c'era questo strato di gesso chiamato incamottatura, perché sotto c'era un lenzuolo, una tela di lino. Mi successe, ad esempio, quando abitavo a Milano, che mi chiamarono da Perugia, aia, e mi dissero: Donnì, vedi un po' tu che stai lassù. E mi avevano affidato una scultura di questa altezza, bella, medievale, straordinaria, anche in ottimo stato di conservazione. Tu che stai a Milano, falla vedere, fatte di. Io vado a Milano, la faccio vedere e mi faccio di. E era fatta benissimo, e da qui già capite che era un falso. Era fatta con tutti gli artifici di un falsario ad altissimo livello. Ma c'era un aspetto che qualsiasi falsario dimentica: la stoffa, il lenzuolo. Allora, o è Bassetti o è del 300. Se è Bassetti è chiaro che è un falso, altrimenti ha tutte le prerogative dell'antico tessuto. Era Bassetti. I colori erano tutti giusti, le screpolature tutte giuste, tutto giusto, tutto apparentemente in ordine, però era Bassetti il lenzuolo. E questo ha riportato la scultura al suo mittente, per dire che al di là dei falsari, cioè dico, ci sono delle prerogative spesso indiscutibili che riportano la verità alle cose, compresa questa per le sculture. Oltretutto una scultura come questa, dico, piazzata sul mercato, sono centinaia di migliaia di euro, se non più di un milione. Cioè, dico, per cui dico, varrebbe la pena pagare un falsario per farsene una. Se ci mettiamo d'accordo, Olimpio, ne conosco uno. No, niente. Non sei sportivo. Questa è la statua di Santa Anatolia che oggi è al Museo Diocesano di Camerino, è trasportata lì dalla chiesa di omonima di Esanatoglia. È un lavoro del nostro maestro, del nostro Giovanni di Bartolomeo, ne ha tutte le prerogative, ed è sicuramente una scultura posteriore alla metà del secolo. Vedete questo scollo così ampio?
Un po' come nei dipinti di Allegretto Nuzzi degli anni 60, no? Nei suoi affreschi, le Madonne che cominciano ad essere più scollate, sempre castigate, ma più scollate, con le spalle aperte. Qualcuno deve obiettare sul fatto che non può essere Giovanni di Bartolomeo? E qui arriviamo finalmente alla nostra collezione di Giovanni di Bartolomeo in Pinacoteca. Questi venivano dalla chiesa della quella piccolina che è vicino a Latini, come si chiama quella chiesa che oggi è? Perfetto, la Misericordia, se non ci fosse lei. Ecco, sì, infatti era una chiesina che adesso non c'è più niente, però da questa sono stati presi sia il presepe, che oggi è in Pinacoteca, manca purtroppo la figura centrale di qualsiasi presepe, la Madonna col bambino, come era il caso di questo, e poi c'erano degli affreschi che credo siano custoditi nel Palazzo Vescovile, di mano quattrocentesca, per cui questa chiesina che oggi vediamo di struttura novecentesca, no? Che l'architetto Meloni mi pare sia stato a edificarla, dentro era raccolta questo tesoro. Questo tesoro, curiosamente, nel trasporto dalla Chiesa della Misericordia al Palazzo Vescovile, dove è stato ricoverato questo presepe, ha perso per strada la Madonna. Non è un miracolo, è curiosamente trattasi di una, definirlo furto non si sa, però è sparita la Madonna e curiosamente è ricomparsa negli Stati Uniti in una grande galleria d'arte antiquaria. Ve la faccio vedere. Oh, eccola. Questa è la Madonna che stava lì nel presepe di Fabriano, nel presepe della Chiesa della Misericordia. Questi signori hanno preso contatto con Fabriano affinché la ricomprasse, ed erano gli anni, fine anni 80, primi anni 90, chiedevano 500.000 dollari, che tutto sommato non è una cifra, diciamo, abbordabile, quantomeno contrattabile, magari veniva via a meno, però sicuramente li vale tutti. Oggi è in una collezione privata americana perché l'hanno acquistata. Questa è stata inviata dagli americani per invogliarci all'acquisto a una mostra che si è tenuta all'Oro Piceno, mi pare. Cioè, hanno avuto tanta buona volontà questi antiquari americani, ma qui sono rimasti sordi. Guardate che bello il gruppo compatto della Vergine col bambino, guardate che belle le linee, le pieghe, che fa il ricasco delle vesti, così profonde, no? Che danno quest'idea di tridimensionalità, questo viso ieratico con gli occhi fissi, e il bambino sempre un po' tonto, sempre un po' addormentato, che tiene in mano uno dei doni delle magi. Questa è la Madonna. Ecco qua, qui c'era un dettaglio, un dettaglione direbbero a Roma del bimbo, ma torniamo indietro perché ricominciamo il discorso sulla nostra, ma che faccio? No, vi ho scoperto le carte. Queste erano le sculture del nostro presepe. Tre magi, San Giuseppe inginocchiato, la Madonna che era là. Questo è il più bello di tutti, guardate, guardate che espressione. Guardate anche la decorazione così minuta, così precisa. E si pensa che fosse intervenuto nel caso dei Re Magi, anche per una collaborazione sicuramente stretta col nostro scultore, Allegretto Nuzzi, dico avesse lavorato costantemente a dipingere le sculture del Giovanni di Bartolomeo. Guardate come sono precise, come sono
come dire, è un documento anche tessile, diventa per noi questa decorazione, questi broccati così preziosi. E poi guardate, alla Toscana, cioè come faceva Andrea, Pisano e Nino, ci sono delle mani che tengono sì un oggetto, come in questo caso uno dei doni, però attorno alle mani si sviluppano e si raccolgono le pieghe del manto. Cioè la mano diventa un epicentro di movimento, di ritmi che si spargono per tutta la figura. E questo è intrigantissimo. Questo è l'altro. Gli manca un po' di naso, però insomma. La scultura, a differenza della pittura, non consente restauri, soprattutto restauri importanti, ad esempio gli parte un naso, una orecchia forse anche, ma se gli parte un naso, gli parte mezzo volto, non è che si rifanno, è impossibile. C'è subito l'appiccicaticcio, un po' come le sculture romane, quando gli manca il naso sono quasi sempre senza naso, e quando si riattacca un pezzo di naso, anche se è il suo ritrovato accanto, tanto si vede che è appiccicato. Per cui le sculture in legno mantengono le loro abrasioni, le loro pecche, così come sono. Questo è il santo, questo è il re mago inginocchiato. Guardate come la posizione segue la forma del legno, la forma dell'albero. Per lo più erano alberi di pioppo, erano alberi di legno tenero. Bellissimo. E poi c'è anche il San Giuseppe, che non guasta mai. Vedete come quella mano che pende si inserisce dentro quella curva, quell'angolo acuto della veste. È pensoso e del resto ha ragione. C'ha i pensieri San Giuseppe. Cioè, un gruppo così, se fosse esposto in un museo come Siena o come Uffizi, in Toscana, dico a Firenze, avrebbe un grandissimo risalto. Niente ha da invidiare a quelle cose che sono esposte in quegli istituti, nulla. Qui siamo di fronte a un pittore, a uno scultore eccezionale, uno scultore raramente ripetitivo, anche se ripetitivi, come ripeto, sono questi temi, perché la devozione, soprattutto questi temi che suscitavano la mimesi del devoto che entrava in chiesa. Pensate, quella volta non c'era niente, no, nelle chiese c'era il baluginio di qualche candela, di qualche torcia, e si trovava questi presepi a grandezza d'uomo davanti. Cioè c'era subito la magia di sentirsi trasportato in quel mondo, nella realtà, in mezzo ai tuoi simili. Questa era la funzione della scultura. Del resto è stata sempre considerata la parente povera del ferro e della pietra, la scultura in legno. Ma oggi, grazie a Dio, è stata molto rivalutata, proprio perché dà questa sensazione di calore, questa comunicazione diretta che ci dà questo oggetto di legno, che lo fa simile a noi, non è freddo come se fosse metallo o come se fosse pietra. E questi colori riescono a riscaldarli in maniera tale di farlo sentire come contemporaneo, un conterraneo, una persona che sta lì ad aspettarci. E questa è la sua grande funzione. Questo è visto dall'altra parte. Io ricordo negli anni 60, sì, c'era una corona vicino ai suoi ginocchi, poi è sparita. Miracolo, anche questo, miracolo. Ah, qui c'è il coso, questa è la Madonna, questa è la Santa Esanatolia. Ecco, questo è il capolavoro assoluto della scultura marchigiana del 300. Era Fabriano, era nell'abbazia di Campodonico. Campodonico, che era di proprietà Miliani, un ramo parallelo dei fondatori, rifondatori della cartiera, al quale poi è stata affidata dalla soprintendenza, perché
Voi sapete, gli affreschi sono stati distaccati, sono stati portati a Urbino. Questa scultura gli eredi l'hanno tenuta e ricordo di averla vista nel garage della signora Miliani, che oggi è a Roma, non so se è ancora vivente, era vecchia allora, nel garage perché il soprintendente Marchini aveva assegnato quel luogo, quel locale, al deposito della Madonna perché secco, perché le condizioni climatiche erano ideali, pertanto poteva rimanere lì. Pensate, poteva essere anche rubata, dico, no? Questa è la Madonna di Campodonico, giunta a noi in tutta la sua interezza, in tutta la sua pellicola pittorica originale, e talmente originale che ricalca in modo pedissequo i broccati di Allegretto Nuzzi. Di qui l'equazione Nuzzi, maestro, Nuzzi Giovanni di Bartolomeo, scultore, cioè pittore-scultore. Niente di più facile che lo scultore abbia chiamato il Nuzzi, il maggior pittore sulla piazza, e li abbia, assieme chiaramente al committente, perché era una spesa non indifferente farla decorare, e abbia chiamato il Nuzzi a decorarla. Qui c'è tutto un campionario, vedete, a parte la pastiglia, le decorazioni a pastiglia, che era un impasto, vedete, sul bordo della manica ci sono degli impasti in rilievo, delle decorazioni in rilievo, era pastiglia che si è tramandata fino ai nostri giorni, in realtà era segatura oppure direttamente gesso che è praticato su delle parti di tessuto, delle parti, diciamo così, di tessuto della Vergine, del vestito della Vergine, rimanevano in rilievo e venivano leggermente decorate o dorate dal pittore. Guardate che bella anche l'espressione della Vergine, così dolce, così materna, bellissima. Qui non c'è una cosa che può essere, come dire, spostata. È un capolavoro assoluto, degno dei Pisano, degno dei Toscani, degno dei più grandi scultori dell'epoca. E deve essere stato ben tosto questo Giovanni di Bartolomeo, che continuiamo a chiamare il maestro dei magi di Fabriano, quando invece meriterebbe il nome e il cognome, appunto, il nome. Perché ti sei alzato? Non mi fa sto spaventi. Guardate che bella. La decorazione è tale e quale a quella dell'ultimo Allegretto Nuzzi, e che confligge un po' con le date. Perché? Perché c'è una qualità, uno scatto di qualità in questo manufatto rispetto ai presepi, rispetto a quello che abbiamo in Pinacoteca. Perché qui c'è una qualità superiore, immensamente, ma da tener conto di un fatto fondamentale. Quello è un prodotto seriale, il presepe erano più figure, che davano luogo a un impegno dello scultore di x giorni, di x mesi, per x compenso. Questa invece è un'opera unica, dove lo scultore lascia da parte la serialità, diciamo le forme fatte a memoria, ripetitive, che le aveva fatte tante volte in questi presepi, e diventa un oggetto unico, un capolavoro unico. Pertanto è un oggetto sul quale lo scultore profonde la sua massima attenzione, senza distrazioni, ci mette tutto il tempo che vuole, non deve farne delle altre, deve fare solo questa, pertanto la esegue al meglio. La differenza è solo questa, enorme differenza. Guardate ad esempio la spalla, che ha le stesse decorazioni con girasoli, tartarughe, pappagalli, dei broccati di Allegretto Nuzzi che trovate sia nel Museo Diocesano che in Pinacoteca, un Allegretto Nuzzi un po' avanti negli anni, un po' avanti nel tempo. Guardate la pastiglia, queste decorazioni che vi dicevo a pastiglia, questi fondi di bottiglia colorati perché non erano preziosi, queste pietre non erano preziose. Guardate quella leggera
il leggero rosato sulla guancia della Madonna. Guardate soprattutto la forma, no? Così classica, così netta, con quel bel collo lungo, straordinaria, un capolavoro assoluto. Qui stiamo avanti un pochino. Non si può parlare di una scuola fabrianese di scultura, si può parlare semmai di una bottega fabrianese facente capo a Giovanni di Bartolomeo. Questo si è salvato proprio perché salvato dalla devozione. E nella chiesa di Sant'Onofrio era, e adesso è in Pinacoteca. Io me la ricordo quando si andava a visitare la Pinacoteca, delle giornate assolutamente tragiche alle scuole medie, quando le facevo io, perché ci portavano in Pinacoteca e poi ci lasciavano entrare dentro. La prima cosa che facevamo, alzavamo su una cassapanca dove c'erano le scimitarre del Negus e lì cominciavano, cioè una lezione di storia dell'arte a tutti gli effetti. Però c'erano anche queste sculture che facevano un pochino terrore. C'erano il Cristo e la Madonna lunghi, distesi come su un catafalco, sembravano due cadaveri, il che era agghiacciante perché stava in una stanza ultima, fredda, lugubre. E poi c'erano le sculture non sono mai, cioè o sono belle, serene, oppure ti incutono soggezione, che è un po' quello che dovevano fare per certi aspetti. Cioè ti dovevano incutere, non dico terrore, ma sicuramente dovevano incutere paura, dolore, dovevano incutere delle sensazioni forti, non certo serene. Per cui c'era questo Cristo, i dolenti attorno, che non sono belli per niente. Dopo ve ne parlo, vedete questa qui, insomma, sta più di là che di qua. Sembra un catafalco se lo mettete lungo. Triste, del resto piange, che deve fare? Questo pure. Però sono un'espressione di un'epoca un pochino più avanti. Questo viene dai Beati Becchetti. Questi Beati Becchetti che dopo un viaggio in Terra Santa tornano e organizzano un calvario, come avevano visto laggiù. Un calvario, e cosa fanno? Fanno un oratorio con una scalinata che saliva e portava al Cristo. Me lo ricordo perché il Cristo era davanti all'affresco del Salimbeni con l'albero della vita e a fianco aveva sia il dolente San Giovanni Evangelista sia la Madonna che abbiamo intravisto prima. Cioè c'era questa composizione, poi si scendeva e c'era la Pietà, la Vesper Bild, la Madonna con in braccio Gesù Cristo, e poi c'era nella parte di sotto, si scendevano delle scale, che oggi è difficile da ricostruire perché c'è soltanto una memoria, non c'è una documentazione. Si scendeva giù e c'erano queste due statue della Madonna e di Gesù distese sui loro catafalchi. Per cui un'allegria, ragazzi, ma d'altro canto era quello che doveva suscitare, un luogo di penitenza. Questo è un Cristo molto bello, sicuramente la figura più importante del gruppo. Guardate che bella la costolatura. Questa botte che contiene il corpo di Cristo, questa enorme, orrenda ferita, e questo volto bellissimo, con bellissimo anche il perizoma, dov'è? Ecco, perizoma che ha una decorazione d'oro, guardate come si avvolge bene, sembra una figura trecentesca, in realtà è di fine 300, perché i due fratelli Becchetti tornarono dalla Terra Santa proprio alla fine del 300 e nei primissimi anni del 400 dettero luogo a questo oratorio, pertanto siamo lì, siamo tra fine 3 e primi del 4. Non c'è sicuramente il Rinascimento dietro queste figure, pertanto si portano dietro una cultura che addentra le sue radici nel secolo precedente, nel 300.
Però sono di ottima qualità e soprattutto questa è arrivata a noi, devo dire quasi tutte le figure, ma soprattutto questo Cristo è arrivato a noi nella sua, nel suo sembiante originale. Guardate le gambe, ad esempio, dove ci sono i lividi delle fustigazioni, non so se si vedono. Comunque sulla fiducia vi dico che ci sono. Oh. Sono tutte delle fustigate che hanno lasciato l'ammaccatura, la mora, come si dice, no? Sulla carne di Cristo, per dare ancora maggiore, come dire, raccapriccio al riguardante. Questa era la mamma piangente, severa, no? Bella quella cosa bianca che alleggerisce un pochino questo funebre velario. Questo è San Giovanni Evangelista, belli questi colori, l'accostamento del verde e dell'oro, guardate che eleganza. È pensieroso, però c'è qualcosa di duro, di legnoso sotto questo lavoro, diciamo, della sgurbia nel legno. È una cultura che, vedete, anche i capelli sono la trecentesca, come faceva Allegretto Nuzzi, come faceva lo stesso maestro, lo chiamo anch'io maestro dei Re Magi, però, ripeto, è questa la cultura a cui addentrava il suo modo di esprimersi, la sua figurazione. Però anche qui copriamo sicuramente una fascia di secolo abbastanza lunga, che va dagli anni 40-45. Considerate che il famoso Abate Pi, che è quello che poi ha commissionato, l'Abate Pietro da Serradica, che ha commissionato gli affreschi al maestro di Campodonico, ha commissionato allo scultore anche la Madonna che abbiamo visto prima. Pensate quanto è importante. O è stato un fatto casuale che sulla sua strada Pietro abbia trovato il più grande pittore del 300 marchigiano e il più grande scultore del 300 marchigiano abbia trovato su questa, oppure li abbia cercati. Sarebbe un titolo di merito importantissimo per questo ignoto abate, che avrà trovato anche dei fondi per pagare queste opere d'arte sicuramente importanti. E devo dire che anche dei meriti ricadono su questo committente così avveduto, così qualificato, che l'ha portato a scegliere i due meglio fighi del Bigonzo, come direbbero, no? A Roma. Non è casuale il fatto che tutto dipenda da una unicamente. E questo a elogio di chi li guidava. Poi dei documenti di Uncini, Uncini ha studiato molto, ha trovato molti documenti inediti, purtroppo non c'è il nome del nostro scultore, ma ha trovato dei documenti relativi a Pietro, e credo che li abbia pubblicati, a Pietro di Bartoluccio da Serradica, e che insomma disponevano di sostanze non indifferenti, perché raccoglievano chiamiamole le tasse, quelle che oggi chiamiamo tasse, raccoglievano da tutta la zona, ad esempio di Spindoli, Fiuminata, di là, di qua, Cancelli, Santa Maria d'Appennino, che dipendeva da San Biagio in Caprile, insomma, drenava parecchie sostanze. E le ha spese bene, molto bene. Fatemi qualche domanda, se no mi addormento. Sì. Sì, erano su per giù, no, non della stessa età, però sicuramente viaggiavano insieme. Poi hanno fatto degli itinerari di vita diversi, uno è andato a Londra, di qui poi nasce anche il sospetto che si siano chiamati originalmente Beckett, pertanto che siano degli inglesi importati, ma di più non si sa. Però è bello pensare che uno si chiami Beckett, no? Becchetti. Ce ne sono tanti, magari vengono tutti da Beckett. Invece del rivestimento del legno, questa tecnica, quanti millimetri più o meno ci ha firmato? Perché la struttura ha l'introdotto del pezzo utilizzato,
Sì, e il segno della sgorbia, il segno dell'intaglio si perde in una parte enorme, perché il gesso attutisce la sensibilità del colpo della sgorbia. Sicuramente quello che si vede è di 1-2 mm, cioè uno strato leggero. Sotto ci va messo sempre questo famigerato lenzuolo, che non sia Bassetti, ripeto, perché sennò sono rogne. Questa è una scultura che è stata esposta alla mostra del 300 a Firenze 4-5 anni fa, e l'hanno chiesta ai proprietari. La scultura è a Perugia, presso uno dei figli di questa signora Miliani, sono Miliani anche loro, è stata concessa perché è stata restaurata. Questa era prima del restauro, questa è una foto che io avevo fatto in questo garage alla fine degli anni Ottanta. Pertanto adesso è splendida, perché vedete questa sorta di patina marrone che incrocia con i colori. Ecco, questo è tutto sporco che è stato ripulito, pertanto oggi la vedete nel suo splendore, ed era una delle cose più belle in mostra a Firenze. Non lo dico perché sono di Fabriano, insomma, oltretutto era stata tirata a nuovo, come si dice, no? Per cui è stata una sorpresa anche per chi la conosceva vedersela così splendente, così bella, così luminosa. Poi è ritornata a casa, noi l'avevamo chiesta per la mostra da Giotta Gentile, ma Sgarbi hanno detto di no. Non vi dico cosa ha detto Sgarbi, perché sono una persona educata. Avete qualche domanda da fare? Scusa, il manto. Ti cercano al telefono. Il manto prima del gesso era fatto di bende, non di un unico colore. Di? Fatta bene. Posizionata bene il manto di tessuto prima del trattamento con sopra il legno. Sì. Mettevo prima questa. Il tessuto con una colla. Sì, ma a forma di bende, delle bende che plasticavano meglio la figura. Non credo, perché c'era questo manto lo addossavano alle forme, cioè lo addomesticavano, come si dice, con forza, no? Non so quello che dirti su questa cosa, però il manto, dico, se c'erano delle giunture, dico, si vedevano, e oggi non se ne vedono. C'è uno spessore che sicuramente nasconde i sormonti, però. Come? Sì, ma si fa anche sulle tavole, ad esempio, sulle tavole. No, va. Penso che la voce mia... Non l'ho già chiesto. Adesso vi canterà? Anche nelle tavole antiche, i cosiddetti fondori, c'era la stessa tecnologia. C'era il legno, poi ci mettevano sempre questo lenzuolo, poi ci mettevano il gesso, o scagliola, dipendeva, ma il gesso in genere era più diffuso. Questa? A Perugia, a casa dei proprietari, sì. Sì, è in collezione privata. Credo che su richiesta la faccia vedere. A noi non ce l'hanno mandata in mostra, non so per quale ragione, forse perché temeva, era stato a Firenze da poco, forse questi viaggi non fanno bene, comunque. Mandiamo adesso Michelangelo a Tokyo, cioè, dico, per carità, non succede niente, ma una volta basta. Dopo dicevano i falsari. I falsari, non si preoccupi, sono i falsari, lo fanno più bello ancora di Michelangelo. Adesso c'è una bella mostra a Perugia. A Perugia c'è la mostra dei dipinti e delle sculture e delle fondazioni. Una mostra organizzata, e credo che sia per chiudere, perché è stata prorogata fino al 5 novembre, una mostra che meriterebbe di essere vista. C'ha delle opere che vanno dal Medioevo ai Caravaggeschi. Pertanto è una mostra che ci può riguardare. Poi c'è il Sassoferrato a Perugia, c'è il Sassoferrato a Sassoferrato, insomma ci sono state delle iniziative, degli eventi non indifferenti. Poi ci lamentiamo che non succede niente da sto paese.
Giorgio. Raccontatemi qualche cosa voi adesso. La mostra che possiamo vedere questa Madonna qui a Fabriano. Perché mi fate queste domande imbarazzanti? Prego. Non sono stato io. Cattedrale. C'è questo dipinto della Santa Barbara. Sì. E qui sotto c'è una statua di cera di Santa Barbara. Cosa mi dice lei? E non lo so. No, l'ho aperta io. Tocca aprirla per forza, però, per vederla. Sì, basta togliere. Quando nessuno me l'ha detto. Una domenica vengo qui. No, beh, volevo sapere... Non ne so niente, scusami. La conosci? No. Allora, se viene... La vediamo. Andiamo a Santa Barbara. Ci andiamo subito? No, oggi no. Però... San Benedetto. San Venanzio. C'è uno stato di Santa Barbara, fatta di cera. È del 1656. Bello visto sull'azione, ho fatto una ricerca io. Donata da un vescovo di cera e è stata sempre tantissimi anni chiusa. Si è salvata. Grazie. Vedete, ogni tanto quando succedono queste cose le informazioni come volano, come arricchiscono. Olimpio, che dici? Svegliatelo un po'. Donini, prego. Ti risulta che la statua di San Nicolò non era di San Nicolò? No, non mi risulta, nel senso, per ignoranza. E chi era? Allora, c'è un nell'archivio diocesano un documento, un lascito di un certo Bagnotta che verso il 1440 si è confessato e dunque costui nel 1435 Gran Baraonda aveva fatto sua un'incudine, probabilmente era dei Chiavelli, l'ha nascosta, nel 40 stava male, si è confessato dal canonico e ha detto che avrebbe rifuso tutto, e anche il canonico gli ha detto: beh, va bene, sto terreno e sta casa. Dice: sì, però io non mi fido, con questi soldi ci dovete fare una statua per San Nicolò. E senz'altro il padrone ha fatto suo il terreno, ha fatto suo la casa, e poi a un certo punto, verso dopo il 1450, questo stava proprio per morire, ha chiamato il padre e il canonico gli ha detto: dice, ma oh, la statua dove sta? E allora questo di gran fretta è andato a Santa Caterina e ha rimediato su una statua, e se noti la testa della statua si vede che è un po' scalpellata, probabilmente gli hanno tolto qualche giocarello. Io ritengo che fosse un Sant'Agostino, magari. Questa? Sì, quella lì, quella. Se vai lì e la tocchi, senti che gli è stato tolto qualcosa. Noi al borgo ci abbiamo messo la tiara da vescovo. Avete fatto oltretutto bene. San Nicola c'ha sempre tre palle in qualsiasi raffigurazione, le tre palle d'oro col Vangelo. E adesso non c'ha più le mani, però come si fa? Ma anche quando gli hanno fatto le mani d'argento successivamente era sparito tutto. Beh, questo è accaduto alla metà del 400, ecco, però sicuramente la statua l'hanno presa da fuori perché è del 300. Sì, certo. Ah, questo è interessante. Vedi, il frate di Fra Bartolomeo le faceva anche per la sua chiesa, per il suo convento. E beh, vedete, si arricchisce piano piano. Purtroppo quello che è carente è la documentazione di questi nostri fatti d'arte fabrianesi, perché alla fine se ne pensano tante, ma non sempre quello che si pensa è giusto. Ci vorrebbe l'ancoraggio di una documentazione, di una data, di un nome.
questi ancora non sono usciti fuori. È un po' il problema delle scuole periferiche, è un po' il problema dei nostri archivi che sono andati distrutti, dispersi, terremotati, bruciati, chi più ne ha più ne metta. Comunque, se ci sono dei giovani che prendono in mano gli studi, possono ancora arrivare a delle scoperte interessanti. Ad esempio è stato scoperto un Francescuccio Ghisi a Perugia, molto importante, un grande affresco, il Ghisi a Perugia, che ci faceva? Cioè bisogna chiedersi perché, evidentemente alla fine del 300 la fama del Ghisi che aveva raccolto il messaggio del Nuzzi aveva debordato la sua regione d'origine ed era arrivato in Umbria. Ringraziando Gian Piero e facciamo in attesa di padre Ferdinando che arriverà alle 17:30, facciamo un attimo di pausa e ripeto quello che ho detto inizialmente. È prevista una visita guidata a San Venanzio e al Museo Diocesano, quindi chi la giornata, entro la giornata del 28, sabato 28 ottobre, per cui chi vuol partecipare a questa visita deve iscriversi, perché serve a noi, essendo molto numerosi, per organizzare i gruppi. Quindi approfittiamo magari di questo breve intervallo. Grazie e grazie ancora Gian Piero.